Taglio del Nastro a Gubbio per il Castiglione, l'impianto eolico collettivo più grande d'Italia, interamente finanziato dai soci della cooperativa E Nostra. Con il suo megawatt di potenza permetterà di soddisfare il fabbisogno energetico di 1000 famiglie. A queste ultime verrà garantita una tariffa a prezzo fisso e quindi sganciata dalle fluttuanti dinamiche del mercato. La turbina eolica Castiglione Aldobrando, a 16 km di distanza e linea d'aria dall'impianto Il Cerrone, già in funzione sempre nel comune di Gubbio, entrerà in produzione tra pochi giorni. Una conferenza stampa a Palazzo Pretorio ha anticipato la cerimonia inaugurale, a cui hanno partecipato tra gli altri il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, il vicepresidente della regione Umbria, Roberto Morroni, e la presidente di E Nostra, Sara Capuzzo. Tutti i numerosi intervenuti hanno sottolineato la bontà del progetto, in grado di coniugare sostenibilità economica, ambientale e sociale. E significa molto, perché è vero, appunto, ne abbiamo fatto già un altro da 900 kW e questo impianto è da 1 MW, ma ha degli altri significati che anche non potevamo avere con il Cerrone, perché ora questo impianto può essere messo a disposizione, posto che ancora non è uscito il decreto attuativo delle comunità energetiche, quindi ancora non abbiamo certezze, però in teoria può essere messo a disposizione di una comunità energetica rinnovabile. Significa che questo impianto collettivo, noi abbiamo questa formula di raccolta di capitale da parte dei soci che decidono da tutta Italia di partecipare agli impianti, può essere, diciamo, più indirizzata al territorio, quindi può accorciare la distanza tra questi impianti di produzione e la cittadinanza e coinvolgere famiglie, imprese, associazioni, amministrazione in progetti che invece abbiano altri e alti impatti sul territorio. Impatti di tipo economico, nel senso che i benefici vengono condivisi con il territorio, ma anche di tipo sociale, perché questa iniziativa, lo diceva il sindaco in conferenza stampa, l'idea è quella che si faccia una comunità energetica che presta particolare attenzione ai consumatori vulnerabili, quindi diventa uno strumento per combattere la povertà energetica. E quindi, insomma, sono molti i significati che ha questo progetto, ancora di più rispetto a quello che abbiamo realizzato. E poi abbiamo lanciato, appunto, in questi giorni una nuova campagna di raccolta proprio per realizzare nuova potenza rinnovabile, e chi partecipa con il proprio investimento ha la possibilità di accedere a una tariffa a prezzo fisso dell'energia, e in questo modo di fatto si rende indipendente dalle fluttuazioni del mercato, che, detto magari 2 anni fa, uno non ci dava più di tanto peso, magari non capiva qual era il significato. Parlarne ora, dopo una crisi energetica che ha visto i prezzi schizzare a 540 euro a megawattora, fa percepire, diciamo, il significato di un modello sganciato dalle fossili. I soci che avevano scelto di aderire, che l'anno scorso avevano già questa tariffa prosumer a prezzo fisso, hanno risparmiato le famiglie mediamente 500 euro nell'arco dell'anno del 2022. Quindi, insomma, è un modello che si è fatto percepire anche da questo punto di vista. Ad ogni modo, la promessa non è del miglior prezzo, quella del miglior prezzo del kilowattora, ma del prezzo sganciato. Quindi ci può essere anche un momento in cui magari la tariffa non è la migliore, se il PUN scendesse, ma partecipare dal basso a un'iniziativa di transizione democratica e giusta ha anche altre valenze, ovviamente, che vanno al di là del beneficio economico. È stata, sì, connessa ieri, ma stanno facendo ancora dei test, delle verifiche, e quindi ancora non sta producendo energia. Infatti si muove piano piano perché c'è un po' di vento, ma non sta producendo. Dovrebbe nell'arco di qualche settimana entrare in esercizio. L'auspicio è che entrasse entro oggi, ma così non è stato. Ci accontentiamo. Sì, beh, l'idea è quella di coinvolgere maggiormente, con partecipazione anche agli investimenti dei cittadini del territorio, magari con un impianto fotovoltaico, perché se si vanno a creare dei mix tra diverse fonti si va a soddisfare maggiormente quello che è, diciamo, la possibilità di condividere l'energia mentre l'impianto produce. Un eolico produce di più nella stagione invernale e comunque produce in generale nelle 24 ore, un fotovoltaico produce di più d'estate e produce di giorno. Quindi mettere insieme vuol dire massimizzare anche i benefici e la possibilità di condividere l'energia in tempo reale. Diciamo, l'unità non è il secondo ma è l'ora, quindi basta che in ogni ora chi consuma l'energia prodotta dall'impianto o dagli impianti, appunto, quando saranno di più, maturerà, appunto, un incentivo per questa energia condivisa. Quindi integrare più fonti e più impianti aumenta le possibilità anche di partecipazione. Grandi complimenti alla cooperativa E Nostra, che ha realizzato questa pala eolica per la comunità di Gubbio. È la più grande pala eolica di comunità realizzata fino ad ora in Italia. È una cooperativa, soprattutto una cooperativa di donne, che ha realizzato questo importante investimento, e
proprio sotto la forma della cooperazione, del modello cooperativo, noi anche in Umbria stiamo spingendo molte iniziative con le nostre imprese verso l'efficientamento energetico e anche verso la realizzazione delle CER, delle comunità energetiche. Stiamo sensibilizzando gli enti pubblici, stiamo sensibilizzando le nostre cooperative verso la costruzione di queste società utilizzando il modello cooperativo, che è un modello di trasparenza, è un modello democratico, è un modello di impresa non scalabile, quindi a tutela degli utenti, a tutela dei cittadini che vogliono dare un contributo attraverso questa forma delle CER all'efficientamento energetico, al risparmio energetico, che oggi, ma credo anche per i prossimi decenni, sarà il problema principale che il nostro Paese, che l'Europa dovrà porsi. È indubbiamente un bel segnale. È un bel segnale che, come dire, la cui importanza travalica i confini di questo comune, naturalmente è un dato importante per l'Umbria nella sua interezza. Credo che sia la dimostrazione di un percorso concreto, tangibile, che l'Umbria è intenzionata a percorrere con grande determinazione, che è quello di uno sviluppo delle forme di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l'intento di coniugare tutto questo anche con la salvaguardia di altri aspetti che sono anch'essi fondamentali e che sono parte di uno sviluppo sostenibile. Mi riferisco all'integrazione armonica di queste forme di produzione di energia da fonti rinnovabili con quelli che sono gli aspetti paesaggistici e ambientali che rendono particolarmente bello, suggestivo, distintivo il territorio dell'Umbria. Credo che esempi come quello odierno vadano nella giusta direzione e sono esempi che come Regione dell'Umbria intendiamo sostenere e stimolare. L'esperienza odierna pone l'accento anche su un altro tema, anch'esso importantissimo, che è quello delle comunità energetiche rinnovabili. Ecco, questa è una frontiera alla quale la Regione dell'Umbria, il Governo regionale, guarda con estremo interesse. Abbiamo intrapreso anche tutta una serie di iniziative nei mesi scorsi proprio per accompagnare e creare anche una spinta estremamente positiva verso queste forme di organizzazione che segnano una vera e propria nuova frontiera, un nuovo scenario per non solo incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili, quindi elevare anche quella che è l'autonomia energetica del nostro Paese, obiettivo strategico e irrinunciabile, ma di farlo anche attraverso processi di democratizzazione, cioè l'energia viene prodotta laddove viene usata. Questa è un po' la sfida interessante delle comunità energetiche e dietro questa modalità che l'esperienza odierna ci pone all'attenzione c'è anche un preciso obiettivo che è quello di condividere nel modo più ampio possibile i vantaggi anche di ordine economico che questi nuovi modelli organizzativi portano con sé. Quindi diciamo siamo molto attenti e stiamo cercando di spingere questo orizzonte di riferimento e questo orizzonte di lavoro che io sono convinto di quanto sto per dire vedrà l'Umbria protagonista nei prossimi anni a livello nazionale. Sì, io penso che a fronte anche di ciò che sta accadendo in termini di crisi energetica, di costi, cioè le bollette elettriche sono veramente aumentate in maniera impressionante in Italia, parliamo del 47% rispetto al 13-14% di media europea, quindi insomma è un'enormità. Io credo che dobbiamo saper coniugare gli aspetti che riguardano l'impatto ambientale, anche paesaggistico, certamente no, deve esserci anche su questo attenzione, però ritengo che poter avere dell'energia pulita a costi abbattuti oggi è una grande risposta che in qualche modo va oltre quelle che possono essere le resistenze anche di ordine diciamo così paesaggistico ambientale. Certo, facendo uno sforzo per trovare magari siti che siano adeguati e che possano, come dire, non essere impattanti in maniera troppo negativa e diciamo così anche troppo confliggente con le esigenze anche dello sguardo che noi abbiamo verso la natura e verso il paesaggio stesso. Naturalmente per fare questo occorre scegliere anche dei luoghi appropriati che però lo siano anche dal punto di vista della disponibilità di vento.